mi vedete un po' così, un po'. Dio, un po' agitata, diciamo, non è, no, agitata, cioè un po' su di giri, perché ho appena finito di ballare una canzone che mi piace tantissimo prima del video e visto che questo è un video sulla legge d'attrazione, ho detto, cioè, per forza devo ballare sta canzone perché. Aspettate, non mi mandate adesso i messaggi perché sennò poi io. Buongiorno Valentina, buongiorno Laura! Che state facendo ragazzi? Oggi è sabato, c'è una giornata meravigliosa e stamattina mi sono svegliata proprio con una nuova, con delle nuove consapevolezze. Buongiorno Isa, scrivetemi voi che cosa state facendo mentre io vi faccio questo video che andrà poi pure su YouTube. Buongiorno Anna! Allora ragazze, stamattina, ragazze e ragazzi, stamattina vi voglio parlare di una. Siccome praticamente cioè ogni giorno, diciamo, mi vengono in mente ho delle illuminazioni, non so come chiamarle, delle nuove consapevolezze, no? E oh, stiamo diventando tanti! Ciao Margherita, buongiorno! E praticamente mi è venuta in mente una cosa, siccome cioè, ho sempre usato la legge d'attrazione, se non sai che cos'è la legge d'attrazione, mi devo calmare un attimo perché c'ho tutta questa energia del ballo addosso. Ciao Roberto, buongiorno Stefano. E allora, se non sai che cos'è la legge d'attrazione è una delle 14 leggi secondo cui funziona praticamente l'universo e ci permette di attirare a noi qualsiasi cosa vogliamo. Adesso questa non è una cavolata, cioè è proprio una legge della fisica, ok? Se tu vai su internet e scrivi fisica quantistica, le leggi della fisica quantistica, troverai che insomma queste leggi effettivamente cioè, funzionano. Ciao Mirko, buongiorno. E di solito questa legge è diventata famosa grazie al film Il Segreto e anche grazie al libro Il Segreto e poi grazie a tutto il movimento che si è creato in seguito all'uscita di questo film e di questo libro. E tante persone però, io compresa, per questo ti sto facendo questo video perché pure io ho avuto dei problemini con questa legge, dice vabbè funziona per qualsiasi cosa, attraiamo il denaro, attraiamo le persone che vogliamo nella nostra vita, i nuovi lavori eccetera. Ok, aspettate che ancora c'è un po' di fiatone addosso. Ok, questa legge, ti voglio dire questa cosa, quello che ho provato io e quello che sto vedendo è che purtroppo non funziona sempre. Ok, buongiorno Amina che si è collegata adesso. Allora, questa legge non funziona sempre. Ovvero, c'è una, diciamo, ci sono dei modi per farla funzionare e io ho scoperto che praticamente se noi, di solito quando si usa la legge d'attrazione si usa tanto la visualizzazione, no? Per esempio visualizzare il risultato che vogliamo avere, per esempio se vogliamo avere una nuova casa. Allora, iniziamo a visualizzare come deve essere questa casa, quindi praticamente ci visualizziamo il posto, che ne so, voglio una casa, io vorrei tanto abitare in Costa Rica, per esempio, perché là c'è tanta frutta matura, così. Allora inizio a visualizzare questa casa circondata da palme, dal mare, insomma tutta bella piena di alberi intorno a me, così. E la cosa che ho visto che però diciamo non funziona, cioè perché ancora per esempio io non ho queste cose, o comunque chi usa la legge d'attrazione non ha ancora queste, non ha raggiunto i propri obiettivi, no? Che sia, ripeto, può essere una casa, un nuovo lavoro, una nuova relazione, una nuova situazione familiare, diciamo che ne so, più calma in famiglia, qualsiasi cosa. Perché uno non ci sta emettendo le emozioni. Allora, la legge d'attrazione funziona soltanto se tu praticamente, oltre a visualizzare, quindi a crearti queste immagini nella tua mente, cioè devi coinvolgere le tue emozioni. Cioè, praticamente, per spiegartela proprio in parole spicce, dovresti immaginare come se quella cosa tu già ce l'hai. Cioè, lo so che non è proprio facilissimo, però se tu all'universo ti metti, per esempio, l'universo è come un cameriere, ok? Tu gli ordini quello che vuoi, per esempio, voglio una pizza, voglio un panino, voglio un nuovo lavoro, quello te lo dà. Però lui ti assicura
seconda nei tuoi desideri soltanto quando tu dimostri di stare in una situazione non di mancanza, quindi non metterti a chiedere all'universo: oddio, ti prego, dammi questo, fammi manifestare questo nella mia vita perché adesso sono povera, tipo fammi avere più soldi perché adesso sono una poveraccia, fammi avere un fidanzato nuovo perché adesso sono sola. Cioè, ti metti a piangolare dentro di te, ovviamente, cioè parti da una situazione di carenza, di povertà, l'universo si incazza, dice: ma scusami, cioè io ti ho messo su questa terra, ti ho dato la vita, ti ho dato la gioia di vivere, c'hai tutti gli strumenti possibili e immaginabili per avere una vita felice e tu che fai? Ti metti a piangere, cioè ti metti in una situazione di povertà, di miseria interiore, no? Noi siamo ricchissimi dentro, se cioè nel momento in cui siamo consapevoli della nostra ricchezza, ovviamente, perché se tu non sai che dentro di te c'è una ricchezza infinita, che tu sei amore, ovviamente ti risulterà difficile poi manifestarlo anche all'esterno e fare queste richieste da un punto di vista del cuore, cioè non dal punto di vista dell'ego. L'ego è, vive nella paura, ok? Poi vabbè, magari possiamo fare anche un altro video sulla differenza, cioè su come chiedere praticamente, cioè sulla differenza tra l'ego e il cuore, insomma ci starebbe tanto tanto da dire, no? Però tu visualizza proprio, dici grazie, grazie Dio, grazie universo, chiamalo come vuoi tu, per tutto quello che già mi hai dato, per la mia vita, perché per qualsiasi cosa, basta che lo dici con il cuore, buongiorno Roce, buongiorno Angelica, basta che lo dici con il cuore, cioè deve essere un ringraziamento vero, non ciao Roce, non un ringraziamento fasullo tipo grazie perché, che ne so, c'ho una casa, grazie perché, no. All'inizio, Ho'oponopono, sì esatto, Mirko sa benissimo di che cosa stiamo parlando, l'Ho'oponopono infatti è una pratica hawaiana che serve per manifestare e ti mette proprio in questo stato di gratitudine. Se all'inizio non ci riesci a fare questa richiesta all'universo da uno stato di gratitudine, è normale, perché la gratitudine è un muscolo da allenare piano piano, non è che noi nasciamo già col muscolo della gratitudine, cioè nel senso col muscolo della gratitudine sviluppato, è come un muscolo proprio del corpo che va allenato continuamente. Tu intanto inizi a dire grazie anche per una sola cosa per cui tu sei realmente grato nella tua vita, realmente grata nella tua vita, che può essere, ti ripeto, può essere, io tipo ogni giorno quando mi sveglio, abito in un paesino fantastico e praticamente quando, ecco adesso io sto facendo questo video davanti a me, c'ho buongiorno Carmencita davanti a me, praticamente c'è un mare stupendo, si vedono le isole Ponza, Ischia, no Ischia non so se si vede, vabbè comunque Ponza, Ventotene, si vedono queste isole meravigliose, c'è un panorama da Dio e quindi io ringrazio ogni giorno, proprio mi metto con la mia tazza d'acqua e dico grazie, 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 cioè grazie per questo posto meraviglioso dove vivo. E tu puoi essere grata per qualsiasi cosa, cioè individua una cosa, adesso scrivemelo qua sotto nei commenti, mi piacerebbe tantissimo che tu mi scrivessi adesso proprio la prima cosa che ti viene in mente, una per cui tu sei realmente grato. E cosa vai a fare in Costa Rica? Sì, in effetti potrei anche star qua, però siccome a me mi piace tanto la frutta tropicale, io vivrei di frutta tropicale, me ne devo andare là. Aspetta un secondo, vediamo che ha scritto Roberto. E come la mettiamo col voglio ma non posso? Tu puoi metterci tutte le emozioni che vuoi, ma se non possiedi anche le condizioni materiali, tu lo sai che non avrai assolutamente nulla. Se fosse come dici tu, staremo bene tutti nel mondo, non solo il 20% degli umani. Se però dovesse funzionare veramente come dici tu, propositi al governo dell'ONU. In ogni caso sei simpatica, ma cerca di non starti dopo. Allora, io non... Allora Roberto, innanzitutto ti capisco perché anche io prima pensavo così, bisogna tanto lavorare sulle proprie credenze limitanti e sull'amore verso noi stessi, ti dico che tutti noi, dentro di noi, tutti siamo connessi con questa fonte divina di amore e di abbondanza. Non tutti ne sono consapevoli, anche io non lo ero e ci sto lavorando, quindi non è un problema di povertà,
esterna, allora c'è un detto che dice così dentro, come dentro così fuori, come sopra così sotto. E questo significa che quando tu sei capace di vedere, come ti dicevo all'inizio del video, di vedere la ricchezza dentro di te e l'abbondanza, che è la nostra condizione divina, perché siamo esseri divini, quando la vedi, quando la riconosci, quando sei connesso, allora la puoi manifestare anche all'esterno. Se non sei connesso, bisogna fare sicuramente dei lavori di connessione. E, cioè, non è che sto dicendo che bisogna fare chissà che cosa, l'importante è riprogrammarsi. Vabbè, poi magari ne parliamo in un altro video, perché poi si aprono diversi capitoli. E purtroppo dentro il nostro cervello funziona per, cioè purtroppo è fatto così, è così, e funziona per programmi mentali. Se dentro di noi ci sono, dentro la nostra testa ci sono dei programmi di scarsità, di limite e di povertà, quello che noi attiriamo sarà altra povertà, altro limite, altra mancanza. Questo per farti una breve parentesi, quindi non è un problema di povertà, è un problema di mancanza di riconoscimento dell'amore da cui noi veniamo e che abbiamo dentro noi stessi. Non so se sono riuscita a far capire il concetto in tre parole, però spero di sì. Ciao Melina, buongiorno, e ciao Marco. Quindi, ritornando al discorso di prima, mi avete fatto perdere un attimo il discorso, buongiorno Michele. Quindi il segreto è, se vuoi veramente ottenere le cose che ti piacciono, quindi se vuoi manifestare le cose che vuoi nella tua vita, devi alzare le vibrazioni, cioè ti devi proprio elevare. Il mio modo per alzare le vibrazioni è ballare. Io ballo in continuazione, cioè ballo dentro casa, ballo fuori casa, ballo davanti allo specchio mentre mi preparo, ballo sempre. Tu non lo so, ognuno di noi ha un suo modo per alzare le vibrazioni, ascoltare musica che alza le vibrazioni, cioè praticamente devi già stare in uno stato di abbondanza, non devi partire con la richiesta e stai come un poveraccio dentro di te, no, devi... mi viene così perché ci sono passata pure io, quindi lo so che significa stare in uno stato di mancanza interiore, insomma di povertà proprio mentale. E quindi fai come se già fosse tuo, vivi con grazia, vivi fai quello che ti piace, cioè vivi una vita non pensando a quello che vorrai nel futuro, stai nel presente, pensa a divertirti adesso, pensa a enjoy your life now, cioè capito, goditi la vita adesso, non puoi stare a pensare a quando, cioè sarò felice quando avrò la casa dei miei desideri, sarò felice quando avrò la ragazza dei miei desideri, sarò felice quando il mio gatto non farà più, vieni qua Flynn, c'è il mio gatto qua davanti, vieni qua, quando non farà più la cacca per terra, vabbè adesso sto esagerando, però per farvi capire, no? Esatto, qui ora, sei nel presente. E che altro? Cioè, quando... ecco, mi sono scritta che è bellissimo perché non dobbiamo fare nient'altro che stare nella gioia per averne di più. L'universo funziona per vibrazioni, quindi se tu emani è uno specchio, ok? L'universo è uno specchio, quindi se tu emani una vibrazione alta, l'universo te la dà centuplicata. Se tu emani una vibrazione bassa, l'universo ti dà ancora più roba bassa, quindi gente negativa, situazioni negative. Alza queste vibrazioni, vedi come ti arriva più roba. Quindi saluto pure Roberto che si è collegato, ciao Roberto. Quindi questo è il mio messaggio per oggi ragazzi, se vuoi rimanere sempre più ispirato, avere sempre più ispirazione, perché poi a me queste cose mi vengono in continuazione, a volte mi sento proprio un flusso di idee. Puoi iscriverti al mio gruppo privato che si chiama Bella come una Dea, vai su www.geoluce.it, io lì faccio delle dirette e praticamente la prossima diretta che farò si chiama Come essere pazienti e smettere di voler controllare tutto. Controlla i tuoi pensieri e attrai tutto quello che vuoi, l'amore, il lavoro, i soldi, funziona per tutto. Farò questa diretta giovedì sera, quindi la settimana prossima. Mi raccomando, se vuoi partecipare, cioè se vuoi ricevere queste ispirazioni, non sono solo ispirazioni, sono modi proprio per cambiare, per trasformare la tua vita se sei pronto a trasformarla. Quindi puoi andare su www.geoluce.it, fare l'iscrizione da lì. Io ti aspetto perché
perché è bello, cioè perché vivere la vita così, non tutti sanno dei piccoli trucchetti per vivere la vita in maniera veramente gioiosa. E quindi nel mio gruppo privato io do questi spunti, queste cose che io imparo, poi le voglio condividere, però mi piace condividerle in maniera più approfondita con le persone che mi danno fiducia. E è stato bellissimo fare questa diretta con voi, ragazzi. Scrivetemi nei commenti cosa vi è rimasto più impresso di quello che abbiamo detto oggi. Vi do un bacione. Ciao.